Grazie, ma io vorrei innanzitutto ringraziare Madame Rajavi di farci l'onore di essere qui presente con noi. Noi abbiamo avuto la fortuna che non sia la prima volta che lei ci rende questa visita e ci dà questo onore e vorremmo che continuasse ancora altre volte in seguito. Venendo al merito della cosa di cui si parla però a questo tavolo oggi, devo confessare che in qualche modo sono stupito con me stesso che ancora noi ci si trovi a dover parlare del non rispetto dei diritti umani, anzi della forte violazione dei diritti umani che tocca quel gruppo di mujahideen che stavano ad Ashraf e che oggi stanno a Camp Liberty. Non è un problema che è nato ieri, sono praticamente 10 anni che si pone il problema del rispetto della libertà e della vita delle persone che stavano a Camp Ashraf e oggi stanno a Camp Liberty. In modo particolare però la questione è diventata più grave alcuni anni or sono, quando le truppe americane hanno lasciato l'Iraq e hanno passato le consegne della garanzia di Camp Ashraf alle truppe irachene. Consegne e garanzie che non sono state rispettate, come tutti sappiamo, nei termini che invece erano stati concordati e su cui si erano presi impegni. E al-Maliki sa che il suo eventuale terzo mandato deve molto a un sostegno, che potrebbe anche non esserci, da parte di Teheran. È per questo che cinicamente, con spregio di quello che sono gli accordi internazionali, con spregio di quello che sono gli impegni che il suo stesso governo aveva assunto, anche nei confronti degli americani, quando gli era stato dato in consegna la tutela di Camp Ashraf, bene, solo per mantenere, guardare, conservare il suo proprio potere, al-Maliki autorizza, anzi, ha dato mandato esplicito alle truppe irachene, le truppe speciali irachene, di fare ciò che abbiamo visto nel filmato di poco fa. Al-Maliki è sicuramente il primo responsabile ed è chiaro che lo fa su mandato di Teheran, è chiaro a tutti gli osservatori, non è necessario avere un documento scritto che lo certifichi. La cosa è ugualmente strana, perché come succede a tutti coloro che sono politici, è capitato anche a me di poter conversare e parlare anche dei mujahideen del popolo con politici o rappresentanti diplomatici iraniani. E tutti mi hanno detto i mujahideen del popolo, ma non esistono, non ci sono, non contano nulla. In Iran non c'è neanche uno che li segua. Fosse vero, ma se fosse veramente vero, perché questo astio, questa volontà persecutoria, queste pressioni su tutti i loro interlocutori stranieri contro i mujahideen del popolo, se non contassero nulla? Comunque dicevo, al-Maliki e gli iraniani non sono gli unici responsabili di quello che è successo e che sta succedendo ancora contro i residenti di Camp Liberty oggi e contro i residenti di Camp Ashraf in precedenza. I responsabili sono anche più vicini a noi, siamo anche noi, siamo la comunità internazionale, perché è evidente, è stato detto da tanti oratori, è evidente che si stanno trasgredendo quelli che sono degli accordi internazionali sottoscritti da praticamente tutti i paesi che possono avere una voce in capitolo. Perché chiudere gli occhi? Chi chiude gli occhi è corresponsabile. Anche questo è stato detto, io sposo le parole che sono state dette. Noi non possiamo accettare, e non lo possono fare individualmente tutti i singoli parlamenti di tutti i paesi civili, accettare che accordi internazionali che sottoscrivono la volontà di dare rispetto umano a diritti basilari, soprattutto in partenza il diritto alla vita, e vengano trasgrediti. Il Parlamento italiano, come gli altri parlamenti, ha il dovere, e se non lo fa è corresponsabile
di ciò che sta succedendo, ha il dovere di suscitare una forte pressione su questo argomento. Ha il dovere di pretendere dai suoi interlocutori, innanzitutto dagli interlocutori iracheni, ma anche dagli interlocutori iraniani, il dovere di pretendere che, primo, si dica, e lo dicano gli iracheni, dove sono finiti, in che condizioni sono, quelle 7 persone sequestrate oramai da tempo e di cui non si hanno notizie. Secondo, che ci sia la garanzia assoluta che le tutele dei minimi diritti umani, di decenza, abbiamo visto le condizioni del campo Liberty, molti di noi hanno visto le fotografie prima ancora che fosse occupato, quando gli si era detto è un paradiso per voi, venite, trasferitevi, lì non possiamo più lasciarvi, ma venite perché avrete tutte le garanzie di una vita decente. Avevamo visto in che condizioni era Camp Liberty, era volontariamente un atto per umiliare chi si sarebbe recato in quel posto, era un qualche cosa che avrebbe fatto ribrezzo a qualunque persona che vive in condizioni normali. Ciò nonostante, come atto dimostrativo di buona volontà, gli abitanti di Camp Ashraf hanno accettato di trasferirsi a Camp Liberty. Il risultato? E le garanzie che venivano date? E le organizzazioni delle Nazioni Unite che avevano detto abbiamo visto va tutto bene? Quando si è scoperto che hanno mentito? Non è successo nulla? Ecco perché siamo ancora, anche lì siamo tutti responsabili. E mi auguro che questo avvenga.